Buongiorno a tutti, benvenuti a tutti a questo primo tutorial e guida per quanto riguarda alcune attività, alcuni adempimenti che si sono resi necessari oggi alla luce della fase emergenziale da Covid. Oggi presenteremo attraverso questo tutorial la notifica in proprio e tutti gli adempimenti propedeutici o comunque connessi rispetto a questa attività. Quindi anche l'estrapolazione dell'atti, la creazione della relata di notifica, ma più in generale quello che il Consiglio dell'Ordine di Catanzaro vuole presentare attraverso questi tutorial sono in realtà tutte quelle attività e adempimenti che richiedono una minima conoscenza informatica, ma richiedono al contempo una vera e propria formazione rispetto a attività a cui prima non eravamo abituati. Oltre a questo primo tutorial, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro affronterà in quelli successivi anche le modalità, ad esempio, di pagamento telematico delle marche, in generale e in particolare per quello che riguarda il ritiro, l'accesso alle segreterie penali e quindi la possibilità da oggi di pagare attraverso la piattaforma di giustizia.it anche il costo dei diritti di segreteria. Questo progetto rientra nell'ambito del più generale progetto di formazione che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro ha avviato con questa sua nuova componente e sua nuova composizione già dal mese di luglio 2019. Proseguiremo naturalmente nell'ambito di questa presentazione, anche sperimentale, di tutti questi progetti di informatizzazione, anche elaborando un tutorial per quanto riguarda l'accesso alle segreterie della Procura della Repubblica in via telematica che stiamo sperimentando anche con alcune società. Attiveremo tutta una serie di servizi che consentiranno all'avvocatura di accedere alle piattaforme per l'acquisizione della copia degli atti su diversi tribunali che sono anch'essi stati già autorizzati e quindi eviteremo sostanzialmente all'avvocato di doversi recare materialmente presso le varie cancellerie. Stiamo affrontando un altro importante progetto che è quello relativo anche all'accesso per le segreterie presso la Procura della Repubblica, sempre in via telematica. Là il percorso sarà un po' più impegnativo, ci sono delle fasi sperimentali, dovremo avere un confronto anche col GISIA e con quelli che sono gli apparati degli uffici ministeriali per poter finalmente ottenere l'autorizzazione all'accesso presso le segreterie della Procura, che consentirà attraverso una semplice PEC di formulare richiesta di accesso, richiesta di copia e di ottenere sempre a mezzo PEC la copia della sentenza. Adesso io ritengo giusto passare subito la parola ai colleghi consiglieri Vincenzo Matacera e Vincenzo Agosto e alla dottoressa Elga Procopio per la presentazione del primo progetto di informatizzazione e di illustrazione di uno degli adempimenti che al momento può rendere sicuramente più agevole l'accesso anche a tutte quelle attività connesse all'UNEP. Buon proseguimento. Bentrovati ai colleghi che seguono questo webinar organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro ed in particolare dalla Commissione Informatica della quale sono coordinatrice. I relatori del seminario, oltre me, sono il collega consigliere Vincenzo Agosto, componente anche della Commissione Informatica, e la dottoressa Elga Procopio. Questo seminario ha un taglio prettamente pratico e si propone di fornire ai colleghi alcuni consigli utili per effettuare notifiche in proprio. La legge 53 del 94 consente infatti agli avvocati di notificare in proprio gli atti giudiziari senza avvalersi dell'ufficiale giudiziario. Si tratta ovviamente di una facoltà e non di un obbligo. L'avvocato può sempre avvalersi, tutt'oggi, quando lo ritiene utile o è necessario, dell'intermediazione dell'ufficiale giudiziario. Tra l'altro, il giudice potrebbe anche prevedere che l'atto vada notificato personalmente al destinatario e quindi, in questo caso, la notifica in proprio non sarà possibile, ma ci si dovrà avvalere necessariamente dell'ufficiale giudiziario. Affronterà solo ed esclusivamente il tema della notifica in proprio a mezzo del servizio postale, tralasciando invece la questione inerente alla notificazione da parte degli avvocati con il mezzo della posta elettronica certificata. Quest'ultimo argomento è stato oggetto già di convegni organizzati in passato e potrà eventualmente essere riproposto in futuro.
chi può fare la notifica a mezzo del servizio postale improprio? Può essere fatta solo dall'avvocato che sia iscritto all'albo, preventivamente autorizzato dal proprio consiglio dell'ordine, munito d'apposito registro e naturalmente munito di procura alle liti. Esclusa la possibilità per il praticante avvocato di poter ricorrere alla notifica improprio. Si pone peraltro il problema relativo all'avvocato stabilito. In tal senso, il parere numero 27 del 2014 del Consiglio Nazionale Forense, in cui è stato statuito che è consentito ad un avvocato stabilito di avvalersi della facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali previsti dalla legge 21 gennaio 1994, numero 53, con l'avvertenza, peraltro, che ove si verta in tema di azioni giudiziali, questi dovrà necessariamente essere destinatario di una procura ex articolo 82 del Codice di Procedura Civile d'intesa con un professionista abilitato, onde ogni adempimento connesso, preordinato e conseguente ad un procedimento giudiziario dovrà essere espressione di quell'intesa formalizzata secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 8, legge 96 del 2001. L'autorizzazione deve essere richiesta al Consiglio dell'Ordine di appartenenza ed è personale, quindi non può essere rilasciata indistintamente in favore di un'associazione o di una società di professionisti. L'autorizzazione è unica e vale sia per le notifiche in proprio dirette, ossia, come disposto dall'articolo 4 della legge in esame, notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale direttamente mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato che abbia la qualità di domiciliatario di una parte. Naturalmente questa disposizione appare del tutto superata, poiché quando il destinatario di una notifica è un collega, ma ciò vale anche per tutti, per qualsiasi soggetto munito di posta elettronica certificata, conviene utilizzare la notificazione prevista dall'articolo 3 bis della legge 53 del 94, ossia a mezzo PEC. Non è necessaria l'autorizzazione per le notifiche via PEC, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 bis della legge. L'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, vale poi per le notifiche a mezzo posta. La legge prevede che l'autorizzazione possa essere concessa solo se l'avvocato non ha procedimenti disciplinari in corso e non ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione, ossia cancellazione o radiazione. Quindi, chi ha riportato la sanzione della cancellazione e venisse reiscritto non può essere autorizzato a notificare in proprio. Ottenuta l'autorizzazione dal Consiglio dell'Ordine, verrà data pubblicità nei modi più ampi. In alcuni consigli dell'Ordine è invalsa la prassi di comunicare copia del provvedimento alla segreteria del Presidente del Tribunale. Ottenuta l'autorizzazione del Consiglio, si può iniziare a notificare. L'autorizzazione può essere revocata. Quando? Innanzitutto deve essere prontamente revocata dal Consiglio dell'Ordine nel caso in cui, in seguito, sia irrogata una sanzione disciplinare di sospensione, cancellazione e radiazione. Tale revoca non incide sulla facoltà di notificare via PEC, atteso che la stessa non richiede la preventiva autorizzazione del COA. L'avvocato però non potrà notificare via PEC se sta scontando un periodo di sospensione o se cancellato o radiato, mentre potrà farlo se tali sanzioni sono state revocate o scontate. Non deve essere revocata questa autorizzazione in caso di apertura di un procedimento disciplinare, ma il Consiglio dell'Ordine ha il potere discrezionale di revocarla quando ritiene motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio della facoltà. Qualora l'avvocato si dovesse successivamente trasferire ad altro ordine, si ritiene necessario richiedere al nuovo ordine la facoltà di notificare, in quanto la legge parla di preventiva autorizzazione dell'ordine nel cui albo il professionista è iscritto. Sarà comunque opportuno provvedere nella prassi alla formale comunicazione da ordine ad ordine dell'autorizzazione concessa, perché se così non fosse, verrebbe vanificato il potere-dovere di controllo e revoca dell'ordine.
Il rigetto della richiesta autorizzazione o la revoca per motivate ragioni di inopportunità vanno emessi dal Consiglio dell'Ordine previa audizione dell'avvocato interessato. Contro questi provvedimenti, immediatamente esecutivi, è ammissibile il reclamo avanti il Consiglio Nazionale Forense entro 10 giorni. In merito al funzionamento del registro cronologico per le notifiche, alla compilazione delle cartoline e della successiva fase di notificazione, relazioneranno la dottoressa Procopio e l'avvocato consigliere Agosto. Io mi limito solo a rammentare che, ottenuta l'autorizzazione, l'avvocato deve obbligatoriamente munirsi del registro cronologico acquistabile presso le cartolerie specializzate, mentre le buste e gli avvisi di ricevimento necessari per le notifiche possono essere acquistate presso gli uffici postali. L'avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge ed ogni irregolarità o abuso nel compimento di tali annotazioni comporta conseguenze penali e costituisce illecito disciplinare. Gli atti che si possono notificare secondo la legge 53 del 94 sono gli atti in materia civile e amministrativa, gli atti stragiudiziali, quali la messa in mora, la diffida, la disdetta, l'opzione e gli atti amministrativi di diffida o di messa in mora per provocare il silenzio assenso o il silenzio rifiuto. Si ritiene oramai pacifico che possano essere notificati in proprio anche gli atti di introduzione del giudizio arbitrale, indipendentemente dalla natura dell'arbitrato, ovviamente dall'avvocato munito di procura. Non sono suscettibili di notifica in proprio a mezzo posta gli atti dei procedimenti penali, in quanto non richiamati dalla legge 53 del 94. Per l'avvocato che notifica personalmente per mezzo del servizio postale, non esistono i limiti di competenza territoriale cui è soggetto invece l'ufficiale giudiziario. Per gli atti stragiudiziali vi è poi il problema che la legge prevede per potersi avvalere della facoltà di notificare che l'avvocato sia titolare di una procura alle liti rilasciata ex articolo 83 del Codice di procedura civile. Di conseguenza, per la notifica in proprio di atti stragiudiziali, il difensore dovrà essere preventivamente munito di procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata che lo legittimi. Naturalmente, oltre agli atti redatti dallo stesso avvocato o a quelli rilasciati in copia cartacea dalla cancelleria, l'avvocato ha la possibilità di notificare atti e provvedimenti scaricati dal fascicolo telematico o ricevuti in allegato alle comunicazioni telematiche PEC della cancelleria. Tali copie, esenti da marca da bollo, possono essere notificate purché siano munite di attestazione di conformità che l'avvocato deve apporre in calce o a margine della copia oppure su foglio separato purché lo stesso sia materialmente congiunto alla copia. Il comma 9 bis dell'articolo 16 bis decreto legge numero 179 del 2012, introdotto dal decreto legge numero 90 del 2014, ha attribuito agli avvocati un limitato potere di autenticazione degli atti processuali, limitato in quanto la norma opera con esclusivo riguardo agli atti che sono prelevabili dal fascicolo informatico o ricevuti, come vi dicevo prima, in allegato alle comunicazioni telematiche dalla cancelleria, quindi via PEC. Pertanto, la copia che potrà essere dichiarata conforme, cartacea o informatica che sia, ai sensi della disposizione richiamata, è solo quella estratta dal fascicolo telematico a seguito dell'accesso eseguito tramite smart card di autenticazione, la chiavetta digitale per intenderci, e successivo download del file. Nel caso in cui l'atto sia stato depositato in forma cartacea e non sia stato acquisito al fascicolo informatico, l'avvocato non potrà procedere con la produzione di una copia conforme, ma dovrà farne richiesta alla cancelleria. Da un punto di vista pratico, nel caso che ci interessa, vale a dire nella notifica in proprio a mezzo del servizio postale, è chiaro che il file scaricato dal fascicolo telematico dovrà essere stampato. In calce a questo documento cartaceo o su foglio separato, adesso fisicamente congiunto, dovrà essere apposta la certificazione di conformità sottoscritta dal difensore. Prima di passare al modello di attestazione di conformità all'originale dei documenti scaricati dal fascicolo telematico, vorrei illustrare rapidamente come fare per eseguire il download di un file presente all'interno del fascicolo di una propria pratica. Salvo che non usiate già un software a pagamento, potrete collegarvi direttamente al portale del Ministero della Giustizia per mezzo di un qualsiasi browser, anche se è consigliabile usare Google Chrome.
ricordandovi però di aver preventivamente collegato al computer il vostro dispositivo di firma elettronica. Potrete trovare l'indirizzo del portale ministeriale cercando con un motore di ricerca le parole chiave portale servizi telematici giustizia. Una volta individuato il link, cliccateci sopra e raggiunta la pagina, effettuate il login facendo uso del PIN collegato alla vostra firma digitale. Il sistema, come vedete, in questo modo riconoscerà l'avvocato e permetterà allo stesso di accedere a tutti i suoi fascicoli telematici. Procediamo con l'immettere il PIN, appena il sistema ce lo permetterà, sta caricando, è un po' lento, ecco, digitiamo il nostro PIN, andiamo all'ok, aspettiamo, ci si aprirà una schermata che ci dà l'accesso a tutti i servizi riservati, tra cui la consultazione dei registri, che è quella che a noi serve in questo momento. Quindi aspettiamo. Va un po' lento veramente. Ecco, quindi consultazione registri, accedi. Andiamo a selezionare l'ufficio giudiziario. Io sceglierò Tribunale di Catanzaro. Scegliamo un registro, in questo caso scelgo il ruolo lavoro, registro lavoro. E il avvocato, quindi come ruolo avvocato, consulta. Andiamo a selezionare i fascicoli personali e da qui si aprirà una menu a tendina. Possiamo fare la ricerca per numero di ruolo oppure per giudice, parti e così via. Io farò la ricerca per numero di ruolo, quindi seleziono ruolo generale, indico il numero e l'anno. Do l'ok, ricerco. Mi si aprirà il fascicolo, ecco. Vado a selezionare il fascicolo e a questo punto vado all'interno del fascicolo a selezionare documenti fascicolo. Documenti fascicolo, si aprirà un'altra maschera. Non vi apro il ricorso per ovvi motivi di privacy, quindi vado a selezionare il provvedimento di fissazione udienza. Espando la finestra in modo tale da farvi vedere meglio. Ecco. Clicco su copia informatica e poi seleziono di nuovo il file. File che verrà scaricato, come vedete, nella cartella di destinazione del vostro computer. Non vi resterà da fare altro che mostra nella cartella, quindi aprire il file, stamparlo e poi procedere con l'attestazione di conformità che adesso vi andrò ad illustrare. Come modello per l'attestazione di conformità da parte dell'avvocato si può utilizzare quello che vedete in video. È bene ribadire che questa formula di attestazione di conformità da apporre in calce al documento da notificare o su documento separato è valida solo per la notificazione in proprio a mezzo del servizio postale. Per quanto riguarda invece la notifica a mezzo PEC dei file estratti dal fascicolo telematico, la certificazione di conformità dovrà essere inserita all'interno della relata di notifica, ossia in un file informatico che l'avvocato dovrà sottoscrivere con firma digitale. Passo la parola alla dottoressa Procopio e all'avvocato Agosto che vi illustreranno fattivamente le varie fasi della notifica in proprio. Io vi saluto e mi auguro di rincontrarvi presto tutti nelle nostre aule di giustizia. Un saluto a tutti. La parte di webinar di cui mi occuperò io è relativa alla compilazione del registro per la notifica in proprio e la compilazione delle relative raccomandate. Partiamo con la compilazione della ricevuta di raccomandata, che è quella che volgarmente potremmo definire la velina rossa.
Questa velina rossa, realizzata su carta copiativa, deve essere compilata nella parte superiore con i dati del destinatario della nostra notifica e nella parte inferiore, con i dati relativi all'avvocato che sta procedendo ad effettuare la notifica in proprio, come nella slide che vedrete, tra poco. Una volta, ultimata la compilazione della velina rossa, procederemo a compilare l'avviso di ricevimento, che è quello che per le Poste Italiane è il modello 23L. Il modello 23L si compila sul fronte, inserendo per prima cosa il numero di cronologico dell'atto che stiamo notificando. Attenzione perché il numero di cronologico deve essere corrispondente a quello risultante sul registro per la tenuta delle notifiche in proprio. Ogni destinatario deve avere il suo numero di cronologico, quindi se un atto è destinato a più persone avremo più numeri di cronologico in successione. Una volta che abbiamo inserito il numero di cronologico, andremo a inserire, il codice frazionario dell'ufficio postale dal quale il nostro atto partirà. E reperire il codice frazionario dell'ufficio postale è semplicissimo poiché basta andare sul sito di Poste Italiane. Subito dopo aver inserito il codice frazionario, andiamo a scrivere la data entro la quale, la data esatta nella quale, il nostro atto verrà presentato, alla posta, per l'effettuazione della notifica. Subito dopo inseriremo, come in qualunque avviso di ricevimento, i dati del destinatario della notifica, comprensivo del suo indirizzo. Compilato il fronte, come nella slide, andiamo a girare il nostro avviso di ricevimento e andiamo a vedere cosa compare sul retro. Sul retro del nostro avviso di ricevimento troveremo nella parte superiore un codice a barre che corrisponderà al numero di raccomandata della nostra notifica in proprio e nella parte inferiore troveremo lo spazio per inserire i dati dell'avvocato al quale verrà recapitato l'avviso di ricevimento. Dobbiamo fare attenzione all'adesivo del numero di raccomandata poiché questo adesivo, una volta che noi andremo all'ufficio postale, verrà a cura del funzionario dell'ufficio postale staccato dal nostro avviso di ricevimento e verrà apposto sulla busta per la notificazione. Andiamo dunque a vedere come si compila la busta per la notificazione facendo fin d'ora una precisazione. Noi non dovremo in alcun modo imbustare l'atto se non prima questo non verrà timbrato tanto nella relata di notifica quanto nel frontespizio dal funzionario dell'ufficio postale. Per quanto attiene alla relata di notifica, faccio rimando al pregiato contributo dell'avvocato Vincenzo Agosto. Una volta che abbiamo compilato come da slide sia la velina rossa sia l'avviso di ricevimento, andiamo a compilare la busta. Nella prima parte della busta, in alto al centro, troveremo lo spazio che dovrà essere compilato con i dati di riferimento dell'autorizzazione rilasciata con delibera del Consiglio dell'Ordine all'effettuazione delle notifiche in proprio. Quindi vedremo che dovremo inserire il COA di appartenenza, quindi nel nostro caso Consiglio Ordine Avvocati Catanzaro, il numero di delibera e la data di delibera con la quale l'avvocato è stato autorizzato ad effettuare la notifica. In alto, sulla sinistra, avremo cura di apporre il timbro dell'avvocato che sta procedendo alla notificazione. Subito sotto, sempre sulla sinistra, andremo a inserire il numero di cronologico, dell'atto che stiamo notificando e, immediatamente sotto, l'avvocato notificante dovrà apporre la sua firma. Attenzione perché questo è un passaggio molto importante, perché nel qual caso l'avvocato dimenticasse di apporre la sua firma, la notifica potrebbe essere dichiarata nulla, in quanto non c'è certezza della persona che ha presentato l'atto all'ufficio postale, pertanto potrebbe non essere compiutamente effettuata la notifica. Una volta inseriti questi dati, ci spostiamo sulla destra in basso e inseriamo, come in qualunque busta verde, inseriamo i dati del destinatario della nostra notificazione in proprio. Una volta che abbiamo compilato, come nelle slide, la nostra busta, il nostro avviso di ricevimento, la nostra velina rossa, andiamo a vedere come si compila il registro per la tenuta delle notificazioni in proprio.
Appena apriamo il registro, ci avvediamo che questo si compone di una pagina destra e di una pagina sinistra differenti tra loro. Andiamo a compilare per prima cosa la pagina sinistra. Alla pagina sinistra, come da slide che vedrete tra poco, la prima cosa da inserire è il numero cronologico dell'atto. Vi faccio presente sul punto che ogni numero di progressivo di cronologico dell'atto è riferito a quell'anno in cui si sta facendo la notificazione. Cioè ogni anno noi avremo un numero 1 2020, 2 2020, 3 2020 e il prossimo anno ricominceremo da capo. Quindi avremo il numero 1 2021, il numero 2 2021 e così di seguito. Dopo aver inserito il numero di progressivo, andiamo a inserire i dati della parte nell'interesse della quale noi stiamo procedendo alla notificazione. Dopo aver inserito nome e cognome della parte nell'interesse della quale stiamo notificando, andremo a specificare la natura dell'atto che stiamo portando a notifica, scrivendo se è un atto di citazione oppure se è un ricorso o un'intimazione. Subito dopo andremo a inserire l'ufficio giudiziario al quale l'atto è riferito. Quindi, se è un atto di citazione che andremo a iscrivere presso il Tribunale di Catanzaro, scriveremo Tribunale di Catanzaro. Immediatamente dopo inseriremo il nome e il cognome del destinatario della notifica. E accanto nell'apposito spazio inseriremo l'indirizzo del destinatario della notifica. Subito dopo, nello spazio numero raccomandata R, avremo cura di inserire il numero così come corrispondente è riportato sull'adesivo che si trova sul retro del nostro avviso di ricevimento. Attenzione perché questo è un passaggio molto importante. Come spiegato dall'avvocato Vincenzo Agosto, questo numero deve essere riportato con esattezza tanto qui nel registro quanto nella relata di notifica, e non si può assolutamente commettere errore in questo tipo di passaggio. Accanto al numero di raccomandata andremo a inserire il codice frazionario dell'ufficio postale e la data di spedizione dell'atto. Quando poi ci tornerà indietro l'avviso di ricevimento, andremo anche a compilare con la data di perfezionamento della notifica. Per quanto attiene invece alla pagina destra del nostro registro, questo ci consente di compilare tutta una serie di utilità e tutta una serie di dati che sono afferenti ad esempio a quanto abbiamo speso per effettuare quella notifica in proprio, alla data nella quale il plico è stato consegnato, quindi alla data nella quale si è perfezionata la notifica, o anche rispetto ad ulteriori annotazioni che possono essere di interesse in riferimento all'atto che abbiamo notificato. Questi sono dei passaggi fondamentali che ci possono aiutare a notificare un atto qualunque sia la competenza, sempre all'interno del territorio nazionale, comodamente dall'ufficio postale che si trova sotto il nostro studio. Io spero di esservi stata utile e vi lascio buon lavoro. Salve a tutti, benvenuti anche da parte mia. Dopo le relazioni della consigliera Enza Matacera e della dottoressa Elga Procopio, io invece mi occuperò degli aspetti relativi alla redazione della relata di notifica, sia a mani che postale. Ci terrei prima di entrare nel dettaglio delle due tipologie di relata di notifica a specificare alcuni aspetti, i vantaggi delle notifiche in proprio. In primo luogo, gli atti urgenti possono essere spediti fino alla chiusura dell'ufficio postale, dall'ufficio postale che si trova più vicino al proprio studio o quello che è più comodo. Poniamo per ipotesi che ci si trovi in vacanza e si debba notificare un atto, non si deve rientrare per notificare quell'atto dall'ufficio notifica, ma ci si può recare direttamente presso l'ufficio postale per poter spedire gli atti giudiziari con pari valore di legge rispetto a quello che è la notifica dell'ufficiale giudiziario.
L'atto viene restituito nell'originale immediatamente, così che non vi è alcun rischio di smarrimento, e può essere iscritto a ruolo direttamente, immediatamente con l'originale rilasciato dall'ufficio postale con i timbri che vengono apposti e di cui tra poco parlerò. Quindi, come si vede, i vantaggi sono molteplici rispetto a quelle che sono le notifiche che vengono invece effettuate tramite l'ufficiale giudiziario. Vediamo nel dettaglio che cosa accade con la notifica postale singola. Come vedete, per quello che riguarda la notifica postale, vi è semplicemente una relata di notifica laddove occorre annotare il numero di cronologico, che evidentemente deve corrispondere a quello che è il numero di cronologico che avete già compilato sul registro per effettuare la notifica. Vi deve essere l'indicazione del soggetto nel cui interesse viene a essere effettuata la notifica, quindi il soggetto che ha conferito la procura all'avvocato, gli estremi dell'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Ordine. Io fui abilitato nel 2007 con la delibera che viene annotata, l'indirizzo del destinatario con i suoi estremi completi, rimettendo una copia conforme originale, indicando anche il numero della raccomandata che è in vostro possesso, da quale ufficio postale viene a essere effettuata questa relata di notifica e il giorno in cui viene effettuata si fa per correlazione rispetto a quello che è il timbro. In calce rispetto alla rata di notifica all'ufficio postale occorre firmare l'atto. Dunque, come avete visto, un'attività decisamente relativa. Che cosa deve prestare attenzione? A che cosa deve prestare attenzione l'avvocato quando si reca all'ufficio postale? Deve stare attento perché deve fare apporre il timbro dall'ufficiale postale allo sportello sia sull'originale che sulla copia, sia sul frontespizio che sulla relata di notifica in calce alla firma che abbiamo visto poco prima. Una volta che ha fatto apporre i due timbri sul frontespizio e in calce sulla relata di notifica, sia sull'originale che sulla copia, può riconsegnare la copia all'ufficiale postale affinché venga chiusa all'interno della busta, per la busta verde che avete visto nel precedente video, e venga poi spedito unitamente alla ricevuta di ritorno e alla ricevuta di accettazione, la ricevuta rossa, tanto per capirci. Rispetto a questo, una volta che sia stata effettuata la spedizione della raccomandata contenente l'atto giudiziario, sul registro cronologico deve essere annotata, come diceva la dottoressa Procopio, deve essere annotata quella che è la spesa che è stata sostenuta per spedire l'atto giudiziario. Ci tengo anche a precisare che per spedire un atto giudiziario occorre apporre le marche da bollo. Se vi sono fino a due destinatari, una marca da bollo pari a 2,58 euro. Da 3 a 6 destinatari una marca a bollo pari a 7,75 euro, da 7 destinatari e da 7 o più destinatari la posizione della marca da bollo pari a 12,39 euro. Quindi occorre, riepilogando, far apporre il timbro sul frontespizio dell'atto giudiziario da notificare e in calce alla relata di notifica. Una volta che venga consegnato l'atto giudiziario all'ufficiale postale, avrà cura di richiuderlo all'interno della busta che avremo predisposto, sigillarlo, redigere la raccomandata, ci restituirà una copia della velina rossa, cosiddetta come l'ha definita la dottoressa Procopio. La velina rossa viene restituita, timbrata e vale come prova dell'avvenuta spedizione tempestiva. Una volta che viene restituita la velina rossa, si tratterà di spillarla, di collazionarla all'originale dell'atto. Quando sarà restituita da parte dell'ufficiale postale la ricevuta di ritorno da parte dell'avvenuta notifica al destinatario, occorrerà annotare gli estremi, la data in cui è stata effettuata la notifica al destinatario sul registro cronologico. Parimenti, se il destinatario sarà sconosciuto,
occorrerà fare una notazione sul registro cronologico con destinatario sconosciuto. A questo punto vorrei illustrare la modalità di compilazione della relata di notifica tramite il sito Diritto Pratico, che è una serie di applicazioni molto utili. Digitando sulla barra del vostro browser apps.dirittopratico.it c'è la possibilità di accedere al sito e basterà cercare quelle che sono le applicazioni dove in questo caso dobbiamo redigere la relata di notifica per effettuarla a mezzo posta. Quindi, come vedrete nel browser, nella relata di notifica, qui si tratta di inserire il nome e cognome dell'avvocato che segue la relata. Qui in questo caso avevo già provveduto a compilare, il browser lo ricorda, Vincenzo Agosto, Catanzaro, la data in cui mi è stata concessa, facciamo finta che sia stata concessa ieri, con la data di ieri, il luogo in cui è stato redatto il provvedimento, Alfa SPA, la parte che ci ha conferito l'incarico, ovviamente sono tutti i campi che vanno compilati, in questo caso vengono compilati in automatico perché vi è stata già una precedente redazione, per ipotesi il numero 23 di quest'anno, annotato sul registro cronologico, l'ufficio postale da cui viene eseguita la notifica. Attenzione perché vi sono più uffici postali spesso nei grossi centri, quindi occorre prestare attenzione al luogo, alla filiale, quindi indicando espressamente la filiale, per esempio il destinatario, i dati del destinatario, quindi è una compilazione a tutti gli effetti e si può inserire regolarmente il luogo del destinatario, il luogo di residenza, la provincia, CZ, via Argento, mettiamo l'indirizzo del tribunale, CAP 88 100, il numero della raccomandata, e qui inseriremo il numero della raccomandata, il numero dell'avviso di ricevimento, che per ipotesi digiteremo così. E come vedete, poi dopodiché si può o aggiungere un altro destinatario oppure elaborare i dati. Elaborati i dati avremo la possibilità di avere la relata di notifica a tutti gli effetti compilata regolarmente, che potremo o copiare, copia il testo negli appunti, oppure scaricare completamente il documento in formato PDF. Quindi è già pronta, si tratta poi soltanto di sottoscrivere in calce alla relata di notifica. Bene, a questo punto non mi resta che esaminare invece la parte relativa della relata di notifica a mani. Ci tengo a precisare che la relata di notifica a mani può essere effettuata soltanto da un avvocato nei confronti di un altro avvocato che sia iscritto al medesimo albo del notificante. Quindi, per quello che riguarda il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, deve essere iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro. Possibilità decisamente utile, addirittura gratuita, in cui l'avvocato riveste il ruolo dell'ufficiale giudiziario. Poniamo per ipotesi che debba notificare una opposizione al decreto ingiuntivo, un appello a un avvocato che sia già costituito e che sia già domiciliatario della parte. È sufficiente che si rechi presso il Consiglio dell'Ordine per fargli dimare la relata di notifica, preventivamente rispetto alla notifica da effettuare materialmente presso lo studio del collega avversario, e poi a quel punto lì deve compilare, avendo avuto cura precedentemente di redigere la relata di notifica a mani. Come vedete, una dicitura: si provvede alla vidimazione del presente atto, ai sensi dell'articolo 4,2, la data in cui viene apposto il timbro e la firma del consigliere segretario che deve apporre la firma sulla vidimazione, e poi la relata di notifica è sostanzialmente simile a quella, a quella postale. Si indicherà quindi il numero cronologico che viene a essere effettuato, il soggetto che ha conferito il mandato, la delibera con cui si è stati autorizzati a parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a notificare, a chi viene notificato l'atto, il destinatario, quindi l'avvocato Tizio, sempre dell'albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, iscritto al medesimo albo, come procuratore domiciliatario del soggetto nel cui interesse l'avvocato Tizio ha curato la redazione dell'atto di primo grado, del decreto ingiuntivo,
Cosa importante, a chi deve essere notificato, in mani di chi viene notificato l'atto. Ci tengo a precisare che non può essere notificato nei confronti del portiere, ma di un collega che riceve l'atto, per esempio, o una persona che è addetto allo studio, la segretaria, un collaboratore di studio, un collega di studio. Questo soggetto che riceve l'atto materialmente deve firmare sia la relata notifica sia sull'originale che sulla copia, devono essere indicate le sue generalità, come vedete qui, e la qualifica del ricevente, collaboratore di studio, collega di studio, la data in cui viene a essere effettuata questa notifica e l'orario in cui è stata effettuata la notifica. Attenzione perché in questo caso qui dovrete anche portare con voi il registro cronologico per poter far sì che venga apposta la firma sul registro cronologico. Quindi per quello che riguarda la relata di notifica a mano, vi è questo adempimento di dover avere con sé anche il registro cronologico. Come avete visto, sostanzialmente la tipologia di notificazione è simile a quella che viene effettuata presso l'ufficio, presso gli ufficiali giudiziari, presso l'ufficio notifiche, del distretto, con la differenza, come dicevo all'inizio di questo video, che può essere effettuata senza i limiti del circondario, quindi può effettuarsi, spedendo un atto in qualunque parte d'Italia da qualunque ufficio postale. Se ci troviamo in vacanza o nel luogo, nell'ufficio, nello studio che abbia vicino un ufficio postale, ci si può recare presso quell'ufficio postale per spedire un atto urgente senza dover effettuare né la trafila presso l'ufficio notifiche né dovendosi recare presso l'ufficio notifiche, semplicemente avendo cura e attenzione, dover predisporre le relative notifiche con una certa accuratezza. 5 minuti di lavoro e poi dopodiché si avrà immediatamente l'originale in proprie mani e la notifica sarà stata effettuata regolarmente e tempestivamente così come accade presso gli uffici giudiziari. Io spero di avere chiarito tutti gli aspetti della notifica in proprio, la parte terminale della notifica degli effetti in proprio. Vi ringrazio per aver seguito questo seminario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro. Vi auguro sempre tante belle cose e speriamo di incontrarci presto. Un abbraccio.